Matteo Meschini, presidente dell'associazione Matsumaia. Facciamo il punto della situazione. La settimana scorsa abbiamo sentito Pietro Patacoli, un po' il coordinatore dell'evento. Con te parliamo specificatamente proprio della manifestazione, come si svolgerà nella 3 giorni che avete messo in calendario. Sì, allora saranno 3 giorni ricchi di eventi. Gli eventi principali sono chiaramente i 3 concerti che andremo a proporre nel fine settimana, quindi ci sarà il venerdì gli Zen Circus, il sabato i Ministri e la domenica a ingresso libero Paletti, una nuova emergente promessa del panorama indie rock. Inoltre ci sarà un murales inaugurato proprio in quei giorni, che sarà un piccolo passo verso una artistizzazione, diciamo, se mi permettete il termine, dell'evento, quindi un murales fatto dall'artista Andrea Tarli che andremo a inaugurare venerdì a inizio manifestazione. Ci saranno tanti spettacoli, sia spettacoli musicali, sia spettacoli artistici di strada. Ci sarà una via che dedicheremo completamente e unicamente agli artisti delle accademie della zona, quindi sarà la strada dell'arte. La domenica ci sarà un contest per tutti i bambini sull'utilizzo degli strumenti artistici per creare i murales. E un evento, insomma, ricco, ricco di molte iniziative interessanti. Con rispetto alle passate edizioni che Matsumaia veniva svolta a Comunanza Vecchia, purtroppo il terremoto vi ha bloccato, infatti lo scorso anno l'evento non si è disputato, non si è svolto. Ecco, quest'anno la novità del Parco della Rimembranza, uno dei luoghi più, diciamo, importanti di Comunanza Paese, proprio il nome rievoca anche delle passate tradizioni. Sì, proprio anche giustamente come dici, il nome, la rimembranza, speriamo che questo termine porti proprio all'interno sia del paese che del territorio un'unione ancora più forte. Sarà un format completamente diverso. Noi ci diciamo tra di noi che sarà la Matsumaia 2.0, perché sarà un format appunto diverso, non ci saranno più le cantine, ma ci saranno degli stage, quindi delle case al cui interno ci saranno diverse offerte di food e beverage. Ci sarà molto finger food, ma al tempo stesso ci sarà anche uno stand gastronomico che riproporrà quelle che sono le eccellenze del territorio e che negli anni abbiamo portato avanti, quindi come l'ondreccio, la polenta, saranno inserite anche altre nuove proposte che sicuramente faranno felici tutte le persone che ci vengono a trovare per, insomma, provare quelle che sono le eccellenze del territorio. Matsumaia è stato un appuntamento locale, regionale e nazionale e per questo motivo avete ripristinato anche l'area campeggio, state allestendo per dare la possibilità a chi viene da lontano di passare 3 giorni immersi nel parco, di dormire 3 giorni nel parco dei Sibillini in un posto bellissimo di fianco alla nuova area di Matsumaia. Sì, anche quest'anno quindi allestiremo un campeggio gratuito, ci sarà la possibilità di tutto attrezzato, chiaramente un campeggio attrezzato. Sarà insomma una manifestazione che mette l'utente al centro, questo è quello che vogliamo. Quindi la nostra sarà un'esperienza, questo anche il campeggio gratuito è dovuto al fatto comunque sia che ci piacerebbe che gli avventori venissero non per un giorno, ma magari per venire più di un giorno, magari 3 giorni, per godere al meglio di tutto quello che poi gli mettiamo a disposizione, sia non un'associazione ma anche il territorio, perché poi non è detto che la sera si possa venire all'evento, ma il giorno si possano diciamo andare a usufruire di tutte quelle che sono le attrattive del territorio, che sono naturalistiche e non solo, come il lago di Gerosa, tutte le escursioni, i nostri magnifici monti, Monte Sibilla, il Vettore, Foce e tanti altri posti che comunque sia valgono veramente la pena di essere visti.